Eccoci qua, nella comfort zone, fuori un tempo molto uggioso e sono qua a fare un po' di attività per voi, per noi, siamo a casa e quindi facciamo qualcosa per alleviare un po' questo momento. Oggi faremo un po' di addominali, un bel po' di addominali, quindi preparatevi. Che cosa vi serve? Un tappeto, tappetino, se volete anche una salvietta, un manico della scopa oppure un legno, quello che avete in casa, e una bottiglia da 1,5 litri per fare un po' di attività, ok? Direi che possiamo già iniziare a fare qualcosa. Quindi, scaldatevi un po' il corpo, facciamo qualche piccola attività, ma sicuramente la cosa importante da fare è posizionarsi a terra e iniziare a fare un po' di crunch, normalissimi crunch. Che cosa facciamo con i crunch? 3 serie da 8, i gomiti devono essere aperti, lo sguardo fisso al soffitto e il mento lontano dallo sterno. Quindi ripeto, gomiti aperti, lo sguardo fisso al soffitto, il mento lontano dallo sterno, 3 tempi da 8, pronti? 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ancora 2 tempi, su, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ancora 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok, relax, direi che ne facciamo ancora una bella serie, ripetiamo, pronti via ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ancora 2 serie, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, l'ultima da 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ok, relax, 4 secondi, 3, 2 e 1, ora facciamo un combinato, 3 crunch, quindi 1, 2, al terzo crunch le braccia passano di fianco, parallele al corpo, e spinta verso l'alto delle gambe in 3 tempi consecutivi veloci. In questo modo, 1, 2 e 3. Combinati insieme diventa 1, 2, 3, braccia, su, su, su. Solleviamo il bacino e i glutei da terra. Pronti? A tempo. 8 volte lo dobbiamo. Siamo pronti? 5, 6, 7, 1, 2, 3, and pam, 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 torno, su, 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 braccia, e pam, ancora, su, 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 e vai, 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 ancora, hop, 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 e su, 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 ancora 4 volte, dai, 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 e su,
su, su, ha, dai, 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 e su, 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 ha, dai, 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 e su, 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 ultima, ha, 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 pam, 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 ok, voilà. 4 secondi, relax. Sentite gli addominali che iniziano a fare male? Bene, è un buon segno. Adesso, gambe leggermente divaricate. Andiamo a fare un esercizio un po' diverso dal solito. Quindi, andiamo piano. Il braccio passa internamente, esternamente si devono toccare. Quindi, tocco dall'altra parte, unisco le gambe, chiudo e allungo stendendo le gambe e le braccia. Quindi torno, 1, 2, 3, chiudo e apro. Ok? Proviamo a farlo piano una volta e poi lo velocizziamo per 8 volte consecutive, mantenendo le spalle sollevate, la contrazione addominale e le braccia che si muovono in questo modo. Allungo braccia e gambe, ok? Siamo pronti? Ancora qualche secondo di relax. Piano. 2 volte piano. Pronti? E 1, 2, 3 e 4, e 1, 2, 3, tempo, 1, e 2, 3, 4, ancora 4, vai! Ancora 2, l'ultimo, ok, 4 secondi di relax, ci stiamo, l'ultimo esercizio e poi cambiamo, gambe su, tocco col palmo della mano la parte esterna del piede, se avete sulle scarpe la parte esterna. Ma siamo in casa, quindi a piedi scalzi e con le calzine la parte esterna. Quindi 1, 2, mi allungo bene, tocco. Le gambe devono essere ben rigide, volendo chi non riesce le piega leggermente, ok? Pronti? 8 tempi rapidi. E 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, vamos, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, l'ultima, relax, wow, respirate e rilassatevi, 4 secondi, 3, 2, ok, wow, bravi, sistemiamo il tappetino, si è mosso mentre ci muovevamo. Quindi ora serve la bottiglia che vi ho detto prima di prendere, perché faremo un po' di Russian. Quindi da questa posizione solleviamo le gambe, chi non riesce le appoggia, manteniamo la contrazione addominale e facciamo scendere la bottiglia, ok, lateralmente.
Pronti, solleviamo. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ancora due tempi, dai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok, relaxa la schiena, lungo un po', siamo. Appoggio dietro, solleviamo un po' le gambe, allungo in avanti, ritorno, ginocchio al petto, un tempo singolo, 8 ripetizioni, tempo musicale, 5, 6, 7, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Carico la schiena, porto la mano avanti. Ora eseguiamo lo stesso esercizio con un doppio tempo. Quindi le gambe vengono verso il petto due volte in modo consecutivo e veloce. Così e poi allungo. Ok? 8 ripetizioni. Pronti? 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, ultima, ok, relaxi in avanti e carico un po' la schiena, così, wow, bene, usiamo ancora la bottiglia e facciamo ancora il Russian. Un'altra bella serie, pronti? 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, due serie ancora all'8, dai, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora una serie, 2, ok, relax, attenzione, rifacciamo l'esercizio di prima, allungo e ritorno, ginocchio al petto, una volta sola, e la seconda ripetizione, quella che ha le due esecuzioni verso il petto, la leghiamo insieme. Quindi sono due tempi da 8, la prima singola e la seconda doppia. Legate insieme. Pronti? Posizione? 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rapido due tempi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, in avanti scarico, ci siamo, è ora di prendere il bastone e fare qualche esercizio col bastone, ok? Siamo in un periodo ancora freddo, oggi fa un tempo freddino qui al nord Italia,
e quindi immaginiamo di avere in mano una bella canoa e che questo non sia un bastone ma sia una pagaia e iniziamo a fare una bella escursione in gita in barca. Quindi saliamo sulla canoa, solleviamo le gambe, pronti? Iniziamo a remare, pagaiare. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, ancora, 9, continuo, altri 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ancora, ehi! Rema! Vai! Vai! Ancora 4! Vai! 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 Ok! Stop! Wow! Che bravi! Siamo arrivati finalmente al bar della playa e quindi per prendere un bel aperitivo prima dobbiamo fare ancora qualche addominale. Quindi le gambe su, bene rigide tese. Ok, il bastone lo impugniamo al massimo che riusciamo, naturalmente non troppo, dipende dal bastone che avete, va un po' oltre le vostre spalle. Sono 4 tempi, 1, 2, al 3 vado verso i piedi e sollevo le spalle, contrazione addominale, ritorno 4. Però mantengo sempre le spalle sollevate e il tratto sollevato, quindi gli addominali sono sempre in contrazione. Ok? Facciamo 8 tempi. Siete pronti? 5, 6, 5, 6, 7, 1, 3, 4, hop, hop, su e giù, hop, hop, su, 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 ancora uno, dai! Ancora! Dai che ce la fate a casa! Così, continuate! Dai, dai, su, giù! Dai, dai, su, giù! Dai, dai, su, giù! Dai, dai! Ok, dai, stop! Bravi! Wow! Ora usiamo ancora il bastone per fare un altro esercizio. Stessa impugnatura, le gambe così piegate, andiamo indietro, e portiamo avanti il bastone, tiriamo le spalle, tentiamo di raggiungere i piedi, ok? Quindi, 1, 2, 1, 2, ok? 8 ripetizioni. Siamo pronti? A tempo, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, one more, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora 8 ragazzi, forza, 8, 7, 6, 5, 4, 3, mancano 2, l'ultimo, ok, stop, relax, wow. Mettiamo giù il bastone e iniziamo
delle sequenze con i plank, perché al mattino va bene i plum cake, ma adesso ci vogliono i plank cake. Quindi ragazzi, a parte queste battute abbastanza inglesi, ma occorre veramente metterci l'impegno. Quindi plank e iniziamo le sequenze. Allora, gomito e spalle in linea, bacino retroversione, glutei stretti, addominali contratti, posizione e siamo pronti. 8 tempi a partire da ora. 8, 7, sono un po' lunghi i miei tempi, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok, primo tempo, relax. Ora siamo in posizione plank, 8 tempi, i successivi 8 tempi andiamo fuori con la gamba. Cosa vuol dire? Apriamo all'esterno e ritorno, apro e ritorno, un tempo, due tempi, quindi ogni volta che conto uno vuol dire che siamo usciti sia a destra che a sinistra, va bene? Prepariamo, primi 8 tempi, plank normali, glutei, addominali contratti e via, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, fuori, ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relax, 4 tempi, appoggio, appoggio, relax. Ok, bravo. Ora abbiamo la terza serie. Faremo un'apertura e chiusura con doppio tempo. Quindi apriamo all'esterno col piede e ritorniamo all'esterno due volte. E poi ritorno, un doppio tempo veloce a tempo di musica. Ci siamo? Pronti? Ci posizioniamo? Gomito, spalle in linea, bacino retroversione, glutei stretti, addominali contratti, conto 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, fuori un tempo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, doppio tempo, ora vado! 1, 2, 3, e ancora 4, ancora 4, vai! 3, 2, forza, forza, ultimo, 3, 3, ok, appoggio, appoggio, giù bene, rilassatevi un po', così, bravo. È un po' caldo ce l'ho, eh? Iniziamo un po' a scaldarci. Wow! Ci stiamo! Ora
Quindi andiamo avanti, posizione di plank, ci siamo, glutei stretti, allenare i contratti, manteniamo la posizione, 5, 6, siamo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, oscillo lateralmente, ritorno, attenzione, oscillo, 1, torno, 2, 3, attenzione agli addominali, contrazione sempre addominali, ancora, scendo, torno, ok, relax, spingi, cambio posizione, ok, andiamo in planca e poi scendiamo e scendiamo, ok, ci siamo, 8 volte, pronti, 5, 6, 7, 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, ancora una, up, 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 stop, relax, giù, wow, andiamo ancora a fare qualche esercizio, quindi siamo in planca, 8 tempi, pronti, siamo, dai, glutei stretti, addominali contratti, posizione, stiamo, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok, stop, fanno male? Lo so, fanno male anche a me ragazzi, ci siamo? Andiamo ancora avanti, una piccola serie, tutti insieme, pronti fino alla fine, ok, adesso andremo a eseguire altri esercizi un po' più complessi, più che altro state attenti ai tattichini che si possono muovere, penso che anche il mio si muoverà, ma proviamo. Allora, ci mettiamo in posizione, allora, posto gomito spalle in linea, non andiamo avanti e neanche indietro, siamo sopra il polso, sopra il gomito, tutti in linea, se riusciamo a farlo bene, ok, le gambe si piegano, arrivano verso il petto, prima lento, poi a tempo di musica, pronti, 5, 6, 7, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, a tempo e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, stop. Bene, mi raccomando, non dovete mai oscillare, dovete avere il corpo ben contratto, contrazioni addominali ben forte e la parte del corpo deve essere bloccata per evitare oscillazioni, ok? Non è facile, però ci si riesce, dai. Ok, ancora. Ora facciamo due centrali. Cosa vuol dire? Non ho 20 centrali e due esterni così, ok? Lo ripetiamo 8 volte e poi facciamo un minimo di stretching, forse, perché questo si chiama plank cake, ok? Posizione, polso, gomito, spalle, linea, preparo. 5, 6, 7, 2 centrali, 2 fuori, 2 centro, 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 ancora, yeah! Bene, ancora, ancora! Ehi! Ultima! Yeah! E allungo! Wow! Siamo? Facciamo una cosa, proviamo a unire un po' gli esercizi e facciamo una sequenza senza interruzioni. In che modo? Velocizziamo un po' il conteggio. Prima ho contato 1, 2 quando eravamo in plank, eh? Ora velocizzo il conteggio e lo adeguo al ritmo musicale, in modo che siamo più veloci, siamo meno tempo in posizione, ma facciamo diverse esecuzioni, diversi esercizi insieme legati. Quindi andiamo a fare un plank normale, un'apertura esterna e ritorno, doppia apertura esterna e ritorno, mi sollevo, da lì parto le gambe lentamente, prendo sul piano e poi a tempo di musica, tutti insieme senza interruzioni, proviamo a farlo e poi stop. Quindi mi preparo, 9 plank, quindi sono 8 tempi di plank, 8 tempi con tocco esterno ritorno, 8 tempi con un doppio tocco esterno ritorno e altri 2 tempi da 8 in cui salgo lentamente, ginocchio verso il petto e poi al tempo musicale, ok? E vado, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ancora 8 tempi così, scherzavo, dai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
questo tempo fuori, doppio, 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 ancora quattro così, lei, 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 sulle braccia, su, siamo, posto come in linea, pronti, 5, 6, piano, 1, 2, 3, 4, forza, 5, 6, 7, a tempo, ora, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, wow, ok, wow, ci siamo, molto bravi, direi che questa prima parte di addominali un po' concentrata può anche bastare per oggi. Facciamo un minimo di relax, rilassiamo un po' il corpo e andiamo a strecciare un attimo il corpo prima di completare la lezione, ok? Andiamo giù in avanti, allungo bene e stiamo qua, respiro, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ok, un braccio passa sotto, appoggiamo e stiamo in posizione, relax, possiamo appoggiare la fronte sul tappetino oppure anche il viso sul tappetino, la parte laterale. Nel momento al cartello non riesco a poggiare la fronte. Cambio. Entrambe le braccia in avanti, torno giù. Altro braccio, passo sotto e giù. Siamo in posizione. Respiriamo. Ok, torniamo in avanti, allungo bene, su, ok, wow, come va? Meglio? Lo so, ci siamo, io vi saluto. Per oggi in questa nostra comfort zone da GrassFit 360, Ivan ed Emanuela, sempre al vostro servizio. Ci vediamo alla prossima puntata. Io sto a casa e tu?